Buonasera a tutti, sono Maria Teresa del Circolo Zenzero, la PS genovese che insieme all'Ecoistituto di Genova Reggio Emilia ha organizzato questo ciclo di conferenze. Abbiamo pensato a queste conferenze quando si è cominciato a parlare di transizione ecologica perché abbiamo cominciato a chiederci che tipo di transizione ecologica vogliamo e le domande che sono arrivate sono state veramente tante, no? E quindi abbiamo deciso di invitare una serie di esperti per approfondire alcuni argomenti e dare anche le informazioni necessarie, perché ormai il dibattito attualmente è a un livello tale che non basta più la buona volontà. Bisogna anche appropriarsi di conoscenze corrette per poi saperle divulgare. Gli incontri si svolgono sia in presenza al Circolo Zenzero di Genova in via Torti, sia in collegamento Zoom. Sono registrati e scaricabili successivamente dalle nostre pagine social. Oggi abbiamo con noi Nicola Armaroli, chimico, ricercatore del CNR, membro dell'Accademia Nazionale delle Scienze. Da tempi non sospetti si occupa di conversione dell'energia solare e dello studio della transizione energetica in tutta la sua complessità verso sistemi più sostenibili, dei modelli più sostenibili. Nicola ha pubblicato più di 250 articoli scientifici e numerosi libri. È consulente in materia di energia per varie istituzioni nazionali, internazionali e varie aziende. Dal 2014 è direttore della rivista di scienza italiana più accreditata, parliamo di Sapere, fondata nel 1935. Ha ricevuto premi e riconoscimenti da varie società nazionali e internazionali. Insomma, è la persona giusta per parlare di crisi climatica, transizione energetica, rinnovabili, metano, energia nucleare, idrogeno, forse anche energia geotermica o energia ricavabile dalle onde del mare, di tutto e di più. Prima di passare la parola al Circolo Zenzero, dove Federico Valerio di Ecoistituto avvierà la conversazione con Nicola, vi ricordo che, come sempre, per le domande preferiamo che vengano scritte in chat e saranno riprese alla fine. E se è possibile, come vedo già adesso, teniamo chiusi tutti i microfoni e anche le videocamere. Come ultima cosa, come sempre, ringrazio Christopher che ci assicura la diretta Zoom e ci assiste dal punto di vista tecnologico durante queste nostre conversazioni. A te, Federico. Salve Nicola, e ti ringraziamo di questa tua disponibilità. Diciamo così, con noi avrai un pochino più di tempo di quanto ne hai avuto con Formigli per parlare delle cose che a te interessano. Però, visto che gli argomenti sono veramente tanti, ti chiederei se sei anche disponibile a, come dire, a incontrarci una seconda volta, magari per approfondire gli argomenti che non riusciremo a trattare oggi. Quindi questa era la prima richiesta che un po' ti facevo. Che dici? Sì, si può fare, se facciamo più avanti verso la primavera, volentieri, insomma, Perfetto. lo progettiamo per tempo. Senti, noi come di solito facciamo in questi incontri ci basiamo su alcuni libri che hanno scritto le persone che invitiamo. Nel tuo caso abbiamo qui, ho qui davanti, due tuoi testi. Il primo è Energia per l'astronave Terra, che tu hai scritto insieme a Vincenzo Balzani. È un libro che ho letto con molta attenzione, è un libro che mi sento anche di, come dire, raccomandare, perché tratta l'argomento dell'energia, che è complesso in tutte le sue sfaccettature, in modo veramente piacevole. Quindi chi vuole in qualche modo entrare nell'argomento e cercare di capire qualcosa di più, tra potenza e energia, le diverse forme di energia, come l'energia si trasforma dall'una all'altra, questo libro sicuramente è consigliato. È un testo che ha questo singolare titolo, Energia per l'astronave Terra, che può sembrare un po' così, anche provocatorio, ma in realtà è un titolo molto singolare, molto azzeccato, devo dire la verità. E mi sono divertito ad andare a vedere, vabbè, ma noi in questo momento sull'astronave Terra, a che velocità stiamo viaggiando nello spazio? E ho scoperto che viaggiamo io e te, insieme a tutti gli altri umani, tutti gli altri viventi, a 107.000 km all'ora, che grosso modo è 3 volte la velocità di fuga del Saturno che ha portato l'uomo sulla Luna, e ovviamente, come dire, lo stiamo facendo in piena sicurezza, senza
scafandri, senza bombole e quant'altro. Ti chiederei di commentare quella, per quale motivo hai fatto questa scelta, perché mi sembra, ripeto, molto, molto, molto stimolante. Sì, questo, innanzitutto vi ringrazio per questo invito, sono molto contento di essere qui con voi stasera. E quel titolo nacque dalla consapevolezza che se non si parte dal concetto che viviamo in un posto speciale, straordinario, unico, per quanto ne sappiamo noi dell'universo, ce ne saranno degli altri ma noi non ne siamo a conoscenza, e ci deve far pensare che tutte le cose che noi facciamo, buone e cattive, e tutte le risorse che noi abbiamo, ci vengono fornite da questo pianeta. E la risorsa più importante che abbiamo, al di sopra di tutte le altre, è l'energia del Sole. L'energia del Sole è l'unico input significativo extraterrestre che arriva sul nostro pianeta, ogni tanto arriva qualche asteroide, eccetera, però insomma, o piccoli o meteoriti, però asteroidi speriamo il più raramente possibile, meteoriti, e quindi invece arriva una quantità sterminata di un bene immateriale che è appunto la luce del Sole. E il tempo di questa chiacchierata, un'ora, il Sole manderà sul pianeta Terra una quantità di energia pari a quella che l'umanità consuma in un anno. Questo dà anche l'idea di quale poderoso reattore a fusione nucleare sia il Sole, perché immaginate dall'immensità del Sole a distanza di 150 milioni di chilometri, questo granellino di sabbia arriva tutta questa energia. Quindi immaginiamoci se facessimo l'integrale su tutta quella che esce dal Sole, una quantità assolutamente sterminata. Bene, grazie a questo input energetico, attraverso 4 miliardi di anni di evoluzione, in questo pianeta si è venuta a creare una biosfera dove è possibile ogni forma di vita. Lo vediamo nella maniera più incredibile, cioè vediamo che un filo d'erba viene su ovunque, troviamo le alghe, io trovo le alghe nei laser dell'acqua dei laboratori, che dici, ma com'è possibile che... E bisogna dargli appunto dei composti chimici perché... Quindi è un posto straordinario, estremamente favorevole alla vita, che l'umanità ha sfruttato e utilizzato, e negli ultimi due secoli più o meno, sfruttando una quantità di energia enorme che si era accumulata anche lì grazie all'azione dell'energia solare, perché erano massa vegetale e animale che è andata nel viscero della Terra, combustibili fossili che sono trasformati in petrolio, carbone e gas, e noi li abbiamo estratti in questi due secoli a intensità sempre più crescente, creando un balzo della civiltà umana che non si era mai visto in tutti i millenni precedenti. Soprattutto a partire dal secondo dopoguerra, dopo la seconda guerra mondiale, c'è stata questa cosiddetta grande accelerazione che attraverso uno sviluppo tecnologico scientifico enorme, ma alimentato da un'enorme disponibilità di energia mai avuta prima dall'umanità, siamo arrivati a questo punto di sviluppo. Naturalmente lo sviluppo non è uguale in tutto il mondo, sappiamo che ci sono grandi disuguaglianze e soprattutto sappiamo che questo tipo di sviluppo non è più sostenibile, e infatti noi abbiamo adesso in discussione a Glasgow, si sono riunite tante persone per prendere delle decisioni in merito a un cambiamento del modo di produrre energia, perché l'energia è il principale produttore di emissioni di clima alteranti, e in modo tale da cambiare questa direzione che abbiamo preso, che non è più Nicola, sostenibile. Questo tuo libro è stato scritto nel 2008, è già arrivata la terza edizione. E tu dici nel 2017, in un decennio sono cambiate più cose di quante allora potessimo immaginare e sperare. Quindi questo vuol dire che, vabbè, ci dà forse una quarta edizione, ma comunque la quarta edizione potrebbe essere l'ultimo libro che tu hai scritto, appunto Emergenza Energia, che sottolinea le cose con cui abbiamo accettato, non abbiamo più tempo. Ecco, la domanda che ti volevo fare è appunto, allora, le ultime cose su cui dobbiamo in qualche modo riflettere, ecco, cosa è cambiato? È cambiato qualcosa in questi ultimi anni, perché poi su cui dobbiamo in qualche modo riflettere, qual è la tua valutazione di come stiamo andando? È cambiato tutto. Vi faccio un esempio che secondo me dice quanto le cose siano cambiate e rappresenta uno di quei fatti che noi non avremmo neanche immaginato nel 2008, anche se lo speravamo. A maggio di quest'anno l'Agenzia Internazionale per l'Energia, che è un organo, diciamo, legato ai paesi più sviluppati del mondo, che da sempre propone analisi energetiche, eccetera, ha detto
che se noi vogliamo fare sul serio nella transizione energetica, dal 2025 dovremo smettere di vendere caldaie a metano. Capite che questa è una roba che è difficile potersi immaginare in una situazione di questo tipo, però fa capire quanto siano cambiato l'approccio al problema. Cioè, se noi vogliamo veramente dare una svolta a quella che è la sostenibilità, bisogna cambiare radicalmente il sistema energetico, che era quello che avevamo scritto nel 2008. Quindi il libro è ancora perfettamente attuale. Quello che è cambiato è il pensiero. Io dico sempre in queste ultime settimane che dico si sono svegliati tutti, c'è la transizione energetica. Anche tu quindi, hai avuto questa impressione. Sì, sì, appunto. Sono svegliati il problema tutti. Si sono svegliati veramente, comunque sono e quindi succede che chi come me lavora in questo settore, diciamo in qualche modo ne parla, è conosciuto, si trova nei miei video su YouTube, eccetera, non vivi più. Perché dal governo fino all'ultimo cittadino tutti ti cercano perché hanno delle domande, perché hanno degli interrogativi, le aziende, le ONG, le associazioni culturali, come quello che stiamo facendo stasera, insomma tutti vogliono sapere. Allora, la cosa che mi verrebbe da dire è dire, guardate, noi abbiamo già detto, perché ovviamente non sono solo io di questo tutto sommato ristretto numero di persone, abbiamo già detto e scritto tutto negli anni e nei decenni passati. Forse le domande che dobbiamo porre adesso sono altre, magari vediamo durante questa chiacchierata. Quali sì, vediamo, perché tu nel 2019 probabilmente non ti chiamavano ancora in tanti, cosa fai? Perché io ti sto seguendo col tuo sito di Facebook e scopro che appunto compri questa macchina, poi adesso non facciamo pubblicità, ma da bravo ricercatore la metti alla prova. È una macchina tutta elettrica, full electric. Allora, diciamo così, sicuramente non era così di moda. No. E l'hai messa veramente alla prova. Mi farebbe piacere se tu ci raccontassi questa tua piccola avventura, perché veramente sei stato un pioniere, a mio avviso. Raccontacela un po'. Sì, nel 2018 ho deciso che bastava così, sì, sono passati circa 3 anni e mezzo quando ho fatto questo cambio, e decisi che bastava così con le auto a combustibili fossili. La macchina vecchia aveva 14 anni, aveva fatto tutto quel che doveva fare, i figli sono cresciuti, non venivano più con noi in macchina, non avevamo, diciamo, bisogno di più una macchina con un grande baule, quindi era il momento di cambiare. Aveva fatto i suoi 200.000 chilometri e decidemmo di prendere questa macchina, solo che la settimana dopo saremmo andati in montagna sulle Dolomiti con mia moglie. E fu lei a dire, no, dai, facciamolo. Io ero più titubante di lei. E lo facemmo, ovviamente, arrivavamo in montagna, siamo andati ovunque con questa macchina, in montagna, al mare, eccetera. E nel 2018, oggettivamente, le stazioni di ricarica non erano così frequenti come adesso, perché adesso la gente si lamenta che sono poche, ma vi lascio immaginare 3 anni fa. E quindi è iniziata un'avventura senza ritorno, nel senso che una volta che uno prova una macchina elettrica, non la cambia più neanche se gliene regalano una termica. E i motivi sono vari, la piacevolezza di guida, il fatto che la manutenzione viene azzerata, il fatto che non ti fermi più in luoghi puzzolenti e sgradevoli come i distributori di benzina, il fatto che spendi il 70% in meno a fare il pieno, eccetera, eccetera. Ma la ragione principale è quella che, diciamo, dico sempre, è questa, cioè una macchina elettrica consuma minimo un quarto di quello che consuma l'auto a benzina. Quindi noi dobbiamo passare all'elettrico perché dobbiamo fare gli stessi chilometri consumando molta meno energia. E siccome l'Europa e il mondo ci chiede di abbattere i consumi energetici, chiaramente l'auto elettrica è uno strumento chiave per abbattere i consumi energetici. Ovviamente il mio modello non è quello di riprodurre pari pari l'attuale sistema dei trasporti, trasformare l'elettrico, perché questo non è... Sì, è per quello, ecco, sì, su quello volevo parlare un attimo, perché tu nel 2019 hai scritto un articolo, a firma tua e di altri due colleghi, se la prossima slide, ecco, il titolo sarà possibile, quella di prima, ecco qua. Questo è sulla rivista Substanzia, l'articolo, il titolo dell'articolo è veicoli elettrici, batterie dei veicoli elettrici, le prospettive e le opportunità. Quindi un lungo articolo, tra l'altro si può scaricare in rete, secondo me è molto interessante, in cui evidenzi un problema. E la prossima, la figura che abbiamo preso dal tuo articolo è questa. E qui ho avuto lo schema di un'automobile, vengono riportati tutti i componenti, gli elementi, insomma i materiali con cui un'automobile elettrica è fatta, e in rosso sono riportate quelli materiali che tu definisci critici. Devo dire la verità che anche da chimico ho avuto difficoltà a capire quale fosse l'elemento di Y, perché è uno di quelli sicuramente, poi ce lo direi tu ovviamente, uno di quegli elementi rari che quando ero io facevo chimica negli anni 70 erano veramente rari, su cui
non è che ci perdessimo molto tempo dietro. Ecco, questo aspetto qui mi pare importante, no? Ecco, possiamo fare anche un tratto, un confronto tra una macchina elettrica e una macchina, per questo punto di vista, diciamo, i componenti. Sì. Cosa ci dico? Quindi, nel tuo lavoro, a che conclusione sei arrivato rispetto a questo problema? Intanto, se ci dai anche le sigle che tu hai riportato, dove troviamo appunto il litio, il manganese piuttosto che il cobalto, oppure appunto il neodimio e così via. Dunque, innanzitutto quell'articolo fa parte di un numero speciale di quella rivista dove sulla transizione energetica c'era anche un articolo per dire di Václav Smil, che è uno dei mostri sacri dello studio dell'energia. Quindi tutti gli articoli di quel numero sono interessanti. Chiusa la parentesi. Sono scaricabili anche gli altri articoli? Tutti gli altri, sì, è un numero. Sì, magari poi o ci dai il link, penso volentieri, che interesserà molti dei nostri lettori. Volentieri. Sì, una macchina elettrica ha un numero molto più ridotto di componenti, sostanzialmente ridotto di componenti, e quindi dal punto di vista manutenzione è sicuramente meno problematica. Pensate che non c'è la trasmissione, non ha la frizione, non ha il radiatore, non ha il cambio, non ha tutte quelle cose che tipicamente nel corso di vita di una macchina si cambiano. Quindi è da quel punto di vista nettamente migliore. Quello che ha l'auto elettrica sono due zone, diciamo, critiche di materiali particolari che sono indicate lì in rosso. Sono la batteria da una parte, che sta tipicamente sotto ai passeggeri, e il motore, che nel 70% dei casi contiene un magnete permanente che contiene le cosiddette terre rare. Si fa una gran confusione, si parla di terre rare per le batterie. Le terre rare nelle batterie non c'entrano niente, ok? Le terre rare al massimo ci sono nei motori elettrici. E tra queste cosiddette terre rare ci sono i cosiddetti lantanidi, che sono quelli in fondo laggiù nella tavola periodica, nella riga in fondo, e in una delle righe in fondo, non l'ultima, e tra questi ci sono appunto il neodimio, il disprosio e il praseodimio, che sono appunto elementi che hanno delle proprietà magnetiche uniche, quindi sono perfetti per fare i magneti permanenti. Quando voi avete un piccolo magnetino contro la vostra parete, il vostro frigorifero, che attacca e non riuscite neanche a staccarlo con le dita, sicuramente quello è fatto di uno di questi elementi, non è un normale magnete contenente ferro. Però c'è un particolare fondamentale, e questo ci tengo a sottolinearlo. È vero che le auto elettriche hanno questi elementi, ma le auto elettriche non sono sistemi dispersivi, cioè la batteria e il motore elettrico viaggiano con il proprietario della macchina e i passeggeri per tutta la loro vita. E non vengono chimicamente a mancare. Al massimo la batteria, il motore dura finché volete, ma la batteria, al massimo il litio che c'è lì, può essere ossidato, può fare delle strutture particolari, si chiamano dendriti, eccetera, però rimane lì. Quindi possiamo ritirare fuori gli elementi chimici che ci sono nelle batterie e nei motori. C'è tutto il tema, quindi materiali che, sì, comunque, ecco, perché l'altro problema era che questi materiali, in particolare il litio, o anche comunque gli altri che è segnato in rosso, sono disponibili soltanto in alcuni paesi. Poi guarda quasi, è sempre la Cina che sembra che abbia più o meno tutto. Questo pone anche un altro argomento, no? Quello, diciamo, sì, la disponibilità di questi materiali per fare la sostituzione delle attuali auto a motore. Quel discorso che dicevi prima del fatto che il metano dovrà andare più o meno a finire e quindi dovremo in qualche modo rottamare le nostre calderie. La cosa mi preoccupa un po', ma avremo modo di parlarne. Ecco, perché poi il tema che tu stavi già affrontando, su cui però ti chiederei di tornare, noi in Italia abbiamo 52 rotti milioni di autovetture a benzina o a gasolio. È pensabile che le sostituiremo tutte nei dovuti tempi con auto a trazione elettrica? No, noi dobbiamo entrare nell'ottica che la transizione si chiama transizione proprio perché dobbiamo andare in un posto dove non siamo, quindi non dobbiamo riprodurre quello che facciamo adesso. Quindi tutti i timori rispetto anche alla riconversione industriale bisognerebbe, diciamo, riprenderli con le dovute molle, nel senso che noi dobbiamo cambiare tutto, quindi noi dobbiamo cambiare il sistema dei trasporti, quindi il futuro dei trasporti non è replicare pari pari il sistema attuale da termico, renderlo elettrico. Quello non è una trasformazione, quello è un suicidio, chiaramente. Noi dobbiamo aumentare, soprattutto chiaramente nelle zone urbane, il trasporto pubblico, gli autobus, la mobilità condivisa, le biciclette, i pedoni, eccetera. Quindi le nostre città vanno ripensate radicalmente. Per quello che, se anche l'auto elettrica, per certi aspetti, non molto meno di quello che si dice, può comportare una diminuzione dei posti di lavoro in certi settori, però siccome dobbiamo reinventarci tutto,
ci saranno nuovi posti di lavoro molto più qualificati. Ecco, io questa lamentela della perdita di posti di lavoro non mi ci metto dietro. Cioè, anche questa cosa che, ma con l'autotermica poi perderemo. Ho capito, non è che veniamo dall'età dell'oro, e questo ci dobbiamo rendere conto. Cioè, noi l'80% dell'energia che mettiamo in un'auto termica viene buttata come calore, viene sprecata. Cioè, noi abbiamo fatto e facciamo le guerre per il petrolio, e ci costa una fortuna solamente la salvaguardia dei tragitti lungo il mare che ci portano il petrolio nei nostri porti. Quindi abbiamo un costo economico nascosto che paghiamo tutti nella fiscalità generale. Tutto questo non è l'età dell'oro. Abbiamo che bruciare combustibili fossili comporta solo in Italia la morte di 66.000 persone all'anno, sono dati dell'Agenzia Ambientale Europea. Quindi tutto questo va benissimo se pian piano, chiaramente non dalla mattina alla sera, lo accantoniamo, se creiamo un sistema diverso dove ci saranno lavori molto più intelligenti di quelli che abbiamo fatto fino a Uno dei questo momento. problemi è come riforniremo visibilmente queste batterie, no? Perché l'altro problema è l'energia primaria, diciamo così, per alimentare tutto questo. Abbiamo qualche stima, tanto per cominciare a ragionare. Sì, assolutamente sì. E poi c'è anche l'altro, vari temi, comunque vediamo intanto questo. Sì, Prego. allora faccio un passetto perché non ho detto qualcosa Sì, sulla scusa. domanda che mi avevi fatto prima, cioè da dove andiamo a prendere queste risorse? Allora, per esempio il litio. Sul cobalto, in realtà il cobalto sta per essere sostituito. Nella mia macchina attualmente e nella mia batteria della casa, l'impianto fotovoltaico, il cobalto non c'è, quindi le cose sono in rapido Rapido. cambiamento. Il litio è quasi insostituibile. Il litio attualmente si trova in Australia e in Sud America, le risorse principali. Ecco, però la stanno cercando altrove, anche in Europa, in Spagna, in Portogallo, in Germania, lo trovano. Quindi fino adesso non ne avevamo bisogno di tanto litio. Quindi io non sono preoccupato sul fatto che rimarremo a corto di litio, anche perché le batterie, quando avranno una batteria di un'auto con la fitta di suo giro, poi verrà riutilizzato quel litio, no? Quindi non è una cosa a perdere come la CO2. Il sistema del petrolio è un sistema a perdere perché io la CO2 la metto in atmosfera e non la recupero mai più. Il Nonostante. recupero di questi materiali, che tu sappia, è già fattibile Sì, è tecnicamente, perché fattibile, questo diciamo, non si fattore fa delle con. miniere urbane è un altro dei temi che abbiamo già trattato e che chiaramente vuol dire il riciclo di tutti i materiali quando loro sono arrivati alla fine del loro ciclo di vita. Peraltro mi sembra di capire che le batterie di cui stiamo parlando, che sono già in circolazione, durano veramente tantissimo, E insomma. durano tantissimo, molto di più di quanto gli stessi costruttori non si aspettavano. Poi hanno una seconda vita come batterie di accumulo per impianti fotovoltaici ed eolici e poi vengono riciclate. Il problema è che non vengono, il problema, diciamo, al momento non li ricicliamo ancora perché è una cosa che è partita 8-10 anni fa e quelle batterie sono ancora buone. Le batterie delle macchine elettriche vendute 8-10 anni fa sono ancora lì e fanno Quindi egregiamente non c'è loro. ancora un mercato del riciclo dalle No, nostre ci parti. sarà qualcuna di macchine incidentate forse, no? Però non c'è una vera e propria filiera, però siccome sappiamo che il problema ci investirà, ci stiamo già lavorando, a differenza del sistema petrolifero in cui dopo aver bruciato senza, come se non ci fosse un domani per decenni, poi ci siamo accorti a un certo punto che il clima cambiava, non una gran scoperta, l'abbiamo già capito alla fine dell'Ottocento, qui ci stiamo già lavorando, come dire, in anticipo e questa è una cosa molto positiva perché le aziende stavolta hanno l'interesse a recuperarle quelle risorse preziose perché le possono usare al secondo giro, gli converrà. E lo devono fare per legge, attenzione, questa è una cosa importante, vale la responsabilità estesa del produttore. La batteria della mia macchina se la deve prendere in carica la casa automobilistica, Già la adesso tu l'hai quale mi è pagata per il consentito suo di riciclo, farlo. no? Quando hai montato la Esatto, macchina. esattamente. La gente queste cose non le sa. Io ho già pagato per il suo riciclo, verrà ritirata dalla casa automobilistica che sarà ben contenta di prendere il litio da lì piuttosto che andarsela a comprare di nuovo in Australia. E Questi questo sono i fa nuovi l'andamento. lavori, peraltro, no? Penso al posto dei benzinai, piuttosto che poi i Esatto. meccanici ci vorranno sempre, anche se le macchine elettriche, mi pare aver capito, sono anche meno, si rompono meno Sì, poi frequentemente. sono dei computer con delle ruote, delle batterie con delle ruote, quindi siamo più dei tecnici software più che dei Il problema del meccanici. cambiamento, quanto tempo ci vorrà, perché poi abbiamo, ecco, quando tu scrivi non abbiamo più tempo, c'è anche il problema che mentre qui stiamo chiacchierando, l'anidride carbonica se ne sta andando su Sì. tranquillamente, adesso al di là di tutte le problematiche degli altri paesi, che vabbè, insomma, avete scialato finché quando avete voluto, adesso tocca a noi, no? Sto parlando della Cina e dell'India, vabbè, ma questo è un altro argomento che non, magari se vuoi ne parliamo, ma non mi Sì. pare quello importante. No, Era quello il del. Sì, problema del tempo, forse, no? Quanto il tempo problema. ci vorrà per fare questo cambiamento? Abbiamo già qualche idea? Guarda, questo è un problema chiave. Cioè, io non sono preoccupato, l'ho già detto prima, della disponibilità di materiale, ma quello che mi preoccupa è che se vado a mettere in fila i numeri, noi dobbiamo moltiplicare a livello mondiale
dobbiamo fare 6 volte più velocemente pannelli fotovoltaici nel prossimo decennio di quanto ne abbiamo fatto nel decennio passato. Dobbiamo fare 40 volte più velocemente batterie al litio di quanto ne abbiamo fatte nel decennio passato. Quindi questo, il problema vero è che serve tempo, c'è un'inerzia industriale nel produrre questa roba, nell'aprire nuove miniere, nel raffinare il litio, nel fare prodotti finiti. Ecco. Diciamo che dobbiamo metterci nel concetto di industria di guerra, tra molte virgolette, esatto. Per dire che dobbiamo fare un cambiamento rapido e dobbiamo fare tutti gli sforzi collettivi a livello mondiale a questo punto, perché io penso al di là delle difficoltà che... appunto di quello che dice Cina e India, anche loro hanno capito che comunque non è una strada che possono continuare all'infinito. Certo, tra l'altro lasciami dire una cosa su Cina e India, che è importante perché la gente questa cosa non la capisce. È uscito un lavoro recentissimamente sull'Lancet che fa vedere che le emissioni di CO2 hanno questa responsabilità storica, è importante responsabilità storica, perché la CO2 è una molecola stabile, noi chimici lo sappiamo, sta in atmosfera dei secoli, quindi buona parte della CO2 che James Watt ha emesso facendo i suoi esperimenti nel 700 è ancora lì che galleggia, quindi tutto quello che si è accumulato, che è il nostro problema, è bene, questa responsabilità per l'82% è in carico alle nazioni nordamericane ed europee. Quindi siamo noi i maggiori responsabili. Quindi non lamentiamoci del fatto che noi vogliamo fare più degli altri. Dobbiamo fare più degli altri perché siamo i principali responsabili e perché abbiamo diciamo, la ricchezza per poterlo fare. Le emissioni storiche attualmente di Asia più Africa, con Asia ci mette dentro Cina e India, sono l'8% delle emissioni che sono in atmosfera. Quindi è vero che oggi loro sono i maggiori emettitori cinesi, ma storicamente non c'è gara, purtroppo siamo noi. Anche perché sono tanti, no? Perché poi se vai a vedere la produzione di CO2 pro capite, è nettamente più bassa della nostra, E teniamo conto che i cinesi 30 anni fa andavano tutti in bicicletta, quindi è chiaro che la responsabilità... Il problema è se andavano tutti quanti in automobile, questa poi è la domanda. Esatto. Sperando che ci sia un giusto equilibrio. Senti, invece sul fotovoltaico che notizie ci puoi dare? Perché anche quello poi le aspettative... Vabbè, c'è anche l'eolico, se vuoi ne parliamo anche di quello, se vuoi... Qui le notizie sono bellissime, nel senso che il fotovoltaico sarà il mulo della transizione energetica, ancora qualcuno non l'ha capito, finge di non capirlo, perché è una tecnologia che è estremamente efficiente, che ha un costo bassissimo. L'efficienza marcia c'era un po', perché è interessante questa cosa. Sì, l'efficienza, sai, un pannello è efficiente al 20%, cioè 10 fotoni arrivano, 100 fotoni arrivano, io ottengo 20 elettroni, mediamente, ma quelli già di prezzo medio-basso, hai capito? Certo. Non è che bisogna andare a comprare chissà cosa. E oggettivamente è una resa altissima, se pensiamo che la fotosintesi naturale mediamente dopo 4 miliardi di anni di evoluzione ha una resa media dell'1%. Eh sì, quello che ha colpito anche me questo fatto. È un dispositivo fantastico, cioè ce lo dobbiamo mettere in testa. E soprattutto ha delle caratteristiche incredibili, è silenzioso, non emette odori, lo puoi mettere sui tetti di un'intera città e continua a fare il suo lavoro senza che nessuno se ne accorga. Cioè, sono quei dettagli che dobbiamo metterci in testa, sono talmente clamorosi che sono dirompenti. Ecco. E soprattutto un'altra caratteristica, che non si, a proposito di dirompenti, che non si rompe mai, nel senso che un pannello fotovoltaico fa onestamente il suo lavoro per 30-40 anni, quelli messi su 30-40 anni fa sono ancora lì, hanno perso un po' di resa, perché è normale, ma sono ancora lì che fanno il loro mestiere, perché non hanno parte in movimento. Quindi... è il fotovoltaico, diciamo, la grande notizia degli ultimi 20 anni. Il prezzo è calato di 20 volte, di 20 volte in 20 anni. E questo ha reso possibile una rivoluzione per cui oggi più del 70% degli investimenti in nuova potenza elettrica è fotovoltaico ed eolico, perché hanno tutte queste caratteristiche. Su questo c'è il problema della discontinuità, no? Perché questa fonte, sì, anche l'eolico, non è che arriva quando ne abbiamo veramente bisogno. Su questo pone tutto il problema, appunto, di come controlliamo questa discontinuità. Anche qui, ecco, tanto perché vedo che poi continuamente escono fuori, diciamo, nuovi progetti, insomma, no? E anche va bene che la tecnologia si metta in moto in queste cose. Però l'altra cosa importante è che siano tecnologie mature e che siano, appunto, come dire, collaudate e funzionanti. Insomma, non ci aspettiamo che arrivino dei miracoli. Ecco, però su questa cosa, appunto, della discontinuità, a che punto siamo? Siamo che noi abbiamo... Il controllo della discontinuità. Sì, noi abbiamo... Allora, la discontinuità la controlli innanzitutto allargando la rete. Cioè, noi facciamo delle piccole comunità energetiche e siamo autosufficienti, però a sua volta dobbiamo essere collegati
con il resto del mondo. Cioè, una rete elettrica paneuropea come adesso, se oggi in Portogallo non soffia vento, ma soffia in Danimarca, riusciamo, diciamo, a compensarci tra di noi. Quindi la prima cosa da fare è comunicare tutti tra di noi. Ma l'elettricità è proprio questa caratteristica, che è anche comunicazione. Cioè, il sistema, diciamo, fossile è un sistema stupido, nel senso che ognuno ha la sua caldaia, ognuno ha la sua macchina e queste non parlano tra di loro, ma il sistema elettrico è ben diverso. Quindi non è solo una rivoluzione energetica, è anche una rivoluzione digitale e informatica. Quindi noi possiamo gestire in maniera molto più intelligente, molto più versatile un sistema. Dopodiché serve sicuramente l'accumulo. Allora, l'accumulo noi lo possiamo fare in vari modi. Il classico è quello dei bacini idroelettrici a diversa altezza. Su questo, penso che abbiamo un nostro ascoltatore che poi forse vi farà la domanda, era appunto, abbiamo i bacini sufficienti in Italia per coprire queste cose, se tu hai questo elemento? Ecco, perché sì, quello che posso dire è che sicuramente oggi sono sottoutilizzati, ma perché è cambiato il sistema elettrico. Cioè, una volta venivano utilizzati molto perché avevamo solo centrali termoelettriche che producevano, le facevamo andare anche di notte in modo tale che evitando così di spegnerle, così pompavano i bacini idroelettrici, quindi riportavano l'acqua in alto e nel picco di mezzogiorno poi ci restituivano l'energia. Il problema è che oggi il picco di mezzogiorno, almeno 9 mesi all'anno, lo fa il fotovoltaico, quindi non c'è più questa esigenza. Quindi, essendo cambiato il sistema elettrico, oggi questo sistema di pompaggi viene utilizzato meno. E quindi noi dovremmo utilizzarlo di più, è una risorsa che abbiamo già a disposizione. Dovremmo spiegare un po' di nuovo questa cosa del picco di mezzogiorno, perché non credo che tutti quanti abbiano presente cosa succede. Ah, ok. Cioè, il consumo elettrico, partite alle 4 di notte, è chiaro a tutti che l'energia elettrica ha un minimo di consumo, no? Poi pian piano le persone si alzano, si svegliano, cominciano a accendere il tostapane, la caffettiera, eccetera, la luce in casa, poi vanno a lavorare, aprono le fabbriche, le aziende, ci sono quelle che vanno sempre, ma insomma, e quindi abbiamo a mezzogiorno un primo picco di consumi, che poi durante l'ora di pranzo cala per ovvie ragioni, no? La vita delle persone cambia, poi c'è di nuovo un picco verso mezzogiorno. Bene o male c'è questo sistema a gobba di cammello con due picchi, uno verso mezzogiorno e uno a metà pomeriggio. Questo cambia a seconda delle stagioni, del mese, eccetera. Però bene o male la richiesta di potenza elettrica è questa. Quindi a mezzogiorno abbiamo il picco principale, tipicamente. Nei tempi che furono facevamo in quel modo che dicevo. Adesso il picco di mezzogiorno, siccome a mezzogiorno il fotovoltaico produce al massimo, d'estate noi abbiamo il picco di mezzogiorno completamente coperto il fotovoltaico. D'estate intendo dire da marzo fino a ottobre, non solo i mesi caldi. Quindi il sistema è cambiato. Il sistema è cambiato, è diventato più intelligente. Poi un'altra opzione è quella delle batterie, che saranno batterie ci sono enormi sistemi a batterie già sviluppati in Australia e in California, e quando cominciano da lì di solito poi arrivano in tutto il mondo, no? Non ci saranno solo le batterie a litio, ci sono anche le batterie, le flow batteries, che hanno un altro tipo di tecnologia. Quindi tutto il sistema delle batterie ha sicuramente una grande importanza in questa direzione. E poi naturalmente non è solamente eolico e fotovoltaico, perché possiamo avere una parte di geotermico sicuramente che ci dà una mano. Le biomasse sono utilizzate in Italia, fanno una certa quantità di elettricità, devono essere utilizzate con criterio, perché altrimenti le biomasse possono essere un problema. Ho qualche dubbio sull'inquinamento che le biomasse bruciano. Certo, questo è uno dei problemi da trattare. Quindi chiaramente noi quello che dobbiamo cercare di fare è bruciare il meno possibile. Meno bruciamo e meglio è per tutti. Ecco, perché l'altra cosa che tu, non sei l'unico ovviamente a parlarne, è che lasciamo da parte le combustioni, quindi bruciare, sì, come dici tu, per andare al tutto elettrico. Sì. E qui vengo alle mie preoccupazioni, cosa farò della mia calderina. Ma guarda, io veramente, qui dobbiamo veramente metterci tutti nell'ottica che le nostre case, forse noi non tutti le vedremo, io mi sto facendo una casa completamente elettrica. Poi ci racconterai anche questa tua avventura. Puoi andarci a abitare questa primavera, quindi magari al prossimo incontro, ecco, live, la facciamo dentro da lì. La va bene, mi parlo pure di te. E dobbiamo rassegnarci a questo fatto, cioè bisogna elettrificare, perché primo, le tecnologie elettriche rinnovabili le abbiamo già e sono competitive sul mercato. Secondo, i motori elettrici sono molto più efficienti, cioè la mia casa elettrica dovrebbe consumare rispetto a quella attuale l'80% in meno di energia, cioè non stiamo parlando di andare a fare il pelo nell'uovo, no? Quindi bisogna cambiare drasticamente il modo in cui noi
ci scaldiamo, ci raffreschiamo. Questo è fondamentale. Raffreschiamo sarà sempre più importante perché andremo verso un mondo sempre più caldo. Ricordiamoci, questo apro una nota, a Glasgow non stanno discutendo se tornare al punto di prima, cioè stanno discutendo se forse, sperabilmente, arriviamo a più 2 gradi, che vuol dire che le ondate di calore che ci aspettano, anche nella migliore delle ipotesi, saranno molto di più e molto peggiori di quelle che abbiamo adesso, che già non sono proprio il massimo, come ben tutti sappiamo, perché l'abbiamo, come dire, provato sulla nostra pelle. Quindi il raffrescamento sarà sempre più importante. Fortunatamente il fotovoltaico dà il suo massimo quando è molto caldo e fuori spende il sole. Il suo massimo lo dà in maggio, in realtà, perché se è molto caldo rende un po' meno, però voglio dire, c'è tanto sole in estate quando fa molto caldo, quindi non avremo problemi a coprirci i picchi di raffrescamento. Sì, Nicola, perché vabbè, qualcuno mi ha criticato perché appunto io stavo promuovendo questa idea di fare i tetti solari, insomma, no? Perché indubbiamente è una realtà, cioè abbiamo una superficie enorme sopra la nostra testa. Però qualcuno mi ha anche criticato dicendo, vabbè, ma poi questi pannelli si riscaldano e allora, i pannelli solari, sto parlando di fotovoltaici, e quindi diventano in qualche modo sorgenti di calore e quindi potrebbe in qualche modo creare loro uno squilibrio. Io su questa, vabbè, ci potrebbe anche stare, ecco, ma abbiamo qualche elemento, cioè un pannello fotovoltaico esposto al sole a che temperatura arriva? Questo potrebbe creare delle alterazioni al microclima, tanto per capirci. In una giornata molto calda può arrivare a 70-80 gradi tranquillamente. Quindi, però siamo su questi livelli, non di più. Non di più. Ci sono stati fatti degli studi abbastanza approfonditi, ma già da tempo, su quella che potrebbe essere l'effetto sull'albedo, mettendo un'enorme superficie di pannelli fotovoltaici che sono neri, no? Quindi appunto prendono il calore e poi lo riemettono come infrarosso. Però veramente... cioè, credo che questo sia l'ultimo problema da questi calcoli. Io raccomanderei ai tuoi amici di tranquillizzarsi da questo punto di vista. Senti, vediamo un altro argomento. Allora, nel 1995 abbiamo trovato il filmato Beppe Grillo scopre l'auto ad idrogeno. Chiamo uno svizzero che ha realizzato questa macchina e fa, vabbè, il suo spettacolo, tra cui quello di bere l'acqua che esce fuori dal tubo di scappamento di questa macchina. Vabbè, questo è Beppe Grillo. Nel 2002 Rifkin pubblica il suo libro Hydrogen Economy, che di fatto ha una risonanza mondiale. Insomma, lui è un po' il vate dell'uso dell'idrogeno come vettore energetico. Però poi, dopo questi anni, praticamente tutto scompare. Di idrogeno non ne parla più nessuno, finché arriva sostanzialmente il Recovery Plan, il nostro piano di ripresa e resilienza, ed è risuscita l'idrogeno, tra l'altro con diversi colori, insomma. Ecco, su questo cosa ci puoi dire? Ecco, c'è qualche motivo per questa rinascita, questo risuscitamento dell'idrogeno? Partirei anche perché parecchi miliardi verranno investiti comunque non so bene se nella sperimentazione o nell'implementazione di questo vettore. Partirei dal libro di Rifkin, che anch'io qui nella mia libreria, che noi non vedete, nella mia ampia libreria c'è anche il libro di Rifkin. Allora, se era così facile fare l'economia all'idrogeno, siccome sono passati 20 anni da quel libro, l'avremmo già fatta, no? Evidentemente non era così facile. Quindi il libro contiene anche dei concetti interessanti, condivisibili, però alla fine non arriva mai al nocciolo della questione di come lo produciamo questo idrogeno, perché l'idrogeno purtroppo... stiamo parlando dell'idrogeno molecolare H2, perché l'idrogeno, la Terra è piena di idrogeno, ma è tutto combinato. È combinato nell'acqua, H2O, nel metano, CH4, ma H2 da solo soletto, in questo pianeta sostanzialmente non lo troviamo. Quindi lo dobbiamo fare. Quindi l'idrogeno è un vettore di energia che richiede quantità di energia. Pensate che per fare 1 chilo di idrogeno servono, con il processo elettrochimico, 55 kWh di elettricità. Cosa vuol dire? Che io con 55 kWh faccio il pieno della mia batteria di macchine, faccio 400 km. Per fare la stessa quantità di idrogeno, la stessa quantità di chilometri con un'auto a idrogeno, mi serve 5 volte più elettricità, perché sono circa 5 kg di idrogeno che servono, quindi 55 per 5, fate voi i conti e siamo arrivati, no? Quindi purtroppo l'idrogeno è estremamente inefficiente farlo. L'unico modo pulito per farlo è l'acqua, H2O, utilizzando gli elettrolizzatori. C'è però un problema drammatico, che l'acqua è una molecola a bassissimo contenuto energetico e quindi appunto devo spendere tanta energia per andare dal livello energetico dell'acqua a quello dell'idrogeno.
Per fare l'idrogeno dal metano spendo molto meno, però c'è un problema, produco CO2, perché mi bastano 7 kWh, 7,5 kWh per fare un chilo di idrogeno con lo steam reforming del metano, quindi molto meno che farlo con l'elettricità, però produco CO2, cosa che con l'elettricità e l'acqua non faccio, e quindi questo non lo posso più fare. Quindi utilizzare il metano per produrre idrogeno non si può più fare. Questo che colore ha questa Allora, questo dell'idrogeno è il grigio, quello fatto col metano, no? Se fatto col carbone, il processo è analogo, si chiama marrone. Quello invece fatto con l'elettricità rinnovabile, con gli elettrolizzatori che consuma tanta energia, purtroppo, perché l'acqua è molto, come dire, spompata, è quello che si chiama idrogeno verde. Poi abbiamo l'idrogeno rosa, se lo vogliamo fare con l'energia nucleare, l'elettricità nucleare, e poi abbiamo quello blu. Ma quello blu, di quello blu io francamente non eviterei di parlare, perché è una, come dire, è una fake news, nel senso che qualcuno dice che possiamo fare l'idrogeno come abbiamo sempre fatto dal metano, invece di mettere la CO2 in atmosfera la mettiamo nel sottosuolo. Il problema è che mettere la CO2 nel sottosuolo è un problema estremamente complesso dal punto di vista tecnico, dal punto di vista economico, e di fatto chi ha tentato di fare questi esperimenti più delle volte è uscito con le ossa rotte dal punto di vista sia tecnico che economico. Quindi, ci dice l'idrogeno blu non esiste, non esiste. Ci mette sull'avviso, insomma, chi parla di queste cose, prendiamola un po', adesso vabbè, non voglio... Prendiamola molto con le molle, perché qualcuno mi presenta qui un impianto di idrogeno blu che funziona tecnicamente, che è economicamente competitiva al mondo, io sono curioso. Adesso non so se ci puoi aggiornare, perché poi qualcosa è successo in questi giorni rispetto anche a alcune aspettative nel piano nazionale di resilienza, di recupero e resilienza, che riguardava il fatto che l'idrogeno, comunque, adesso poi magari ci dirai tu come pensavano di produrlo, potesse essere mescolato, inserito nei tubi dei metanodotti insieme al metano. Ecco, mi pare di capire che questa cosa non ha ricevuto i fondi europei. Io ho capito male o non c'è proprio? No, non li ha ricevuti, perché i fondi europei non possono essere utilizzati per, diciamo, implementare tecnologie che comportano l'utilizzo di combustibili fossili. Quindi questo non si può fare. Ma mescolare l'idrogeno col metano è una colossale pessima idea, nel senso che la miscelazione volumetrica di questi due gas fa sì che di fatto noi diluiamo il metano se gli aggiungiamo idrogeno, ok? Quindi se io penso di alimentare una centrale termoelettrica a gas con una miscela idrogeno-metano, arriva il tecnico e mi spara, perché cambia il contenuto energetico di quello che gli do. Okay? Quindi è già un problema di per sé, perché, ripeto, diluisco il metano. Ho pubblicato tempo fa un post su LinkedIn su questo, in cui faccio vedere quali sono i numeri di questa diluizione. Primo. Secondo, mettere idrogeno nei metanodotti. Ho sentito in televisione con le mie orecchie a Report che una grande azienda italiana ha dichiarato che possiamo mettere 100% metano nei metanodotti attuali, addirittura quello che idrogeno. Passa sotto, scusa, idrogeno, addirittura quello che passa sotto il Mediterraneo. Ecco, queste non sono informazioni corrette, nel senso che per mettere 100% metano, scusate, idrogeno nei metanodotti, bisogna cambiare, innanzitutto bisogna avere i tubi adatti, perché l'idrogeno è talmente piccolo che va a infilarsi, va a infragilire l'acciaio. Secondo, servono compressori che non sono quelli che si utilizzano adesso. Faccio un esempio. Il metanodotto TAP, che praticamente lo si sta finendo, lo si sta mettendo in funzione, no? Ecco, in quel caso, pur essendo nuovi, quei compressori non sono adatti a mandare in giro il metano, andrebbero tutti cambiati. Ma perché quindi nessuno glielo dice con chiarezza questi? Perché adesso prendono anche dei soldi. Ma guarda, il problema fondamentale delle grandi aziende del gas, ma questo vale per tutto il mondo, non è solo una caratteristica italiana, è che loro, il loro asset è la rete. Okay? Quindi loro devono usare la rete. Che dentro ci metti il metano, l'etano, o come ho detto varie volte, lo Chanel numero 5, a loro non interessa. L'importante è che riescano a dimostrare che la loro rete è ancora buona. Ecco. In alcuni casi, se noi vogliamo mescolare il metano fino al 10-15%, lo possiamo anche fare, ma ripeto, lo stiamo diluendo il metano con quell'idrogeno lì. Però sopra queste percentuali è un azzardo. Ci sono report britannici, tedeschi, statunitensi che hanno studiato il problema già da tempo, prima di noi, e hanno detto attenzione, perché miscelare più del 20% è una cosa che va fatta con estrema attenzione, perché richiede tutta una serie di investimenti innanzitutto che sono molto elevati. Quindi non è vero. A me è stata fatta questa domanda in commissione parlamentare, ve lo dico esplicitamente, vi do l'esplicita risposta. È possibile far funzionare attualmente i metanodotti, il sistema della rete, il gas, mettendoci dentro idrogeno? La risposta è no,
ma non è no solo al 100%, è no anche se mettiamo 20% idrogeno, 80% metano. Non si può adesso come adesso. Probabilmente, non, anzi sicuramente non esisterà mai una rete paneuropea dell'idrogeno, sarebbe troppo complicata, troppo costosa. Potranno esistere dei cluster ridotti di una rete locale che distribuisce l'idrogeno su un distretto industriale, su forse una provincia, no? Forse una regione, ma al di là di quello no, perché avrebbe un costo e anche una, diciamo, richiesta di sicurezza molto elevata. Tutta la normativa sulla gestione dell'idrogeno nelle reti non c'è, deve essere fatta e vi assicuro che non è uno scherzo. Io l'ultimo argomento, poi ho visto che ci sono diverse domande, poi magari vedremo un attimo come gestirle. Volevo tornare al discorso del metano, perché poi, vabbè, o comunque gas naturale, perché è il termine più corretto, anche perché comunque la transizione ci sarà, perché appunto tornano le famose calderine, non è che la dismetteremo in 2 giorni, insomma. Quindi sicuramente ci sarà una fase di transizione, il più breve possibile, ma qualche anno sicuramente c'è davanti. E c'è il tema, perché vabbè, questo lo puoi dire tu meglio di quanto possa dirlo io, ma comunque il metano comunque è un problema per lo immettere in atmosfera perché ha un fattore clima alterante nettamente superiore a quello dell'anidride carbonica. Mi pare che hai partecipato recentemente appunto, a un convegno, comunque una discussione che parlava proprio delle perdite di metano. Io, se tu sei d'accordo, accennerei in questo caso soltanto alla rete di distribuzione, che è quello che sostanzialmente come Italia ci interessa di più. Insomma, noi abbiamo un po' di pozzi, ma se vuoi ne parliamo anche di quali sono le perdite di questi pozzi. Ecco, la cosa è una perdita inevitabile. Possiamo comunque in questa fase di transizione, come dire, contrastarla, intanto di che ordine è? Ecco, perché io questo è un altro argomento, un altro numero che non conosco e non so se abbiamo dei dati affidabili sia a livello mondiale che a livello nazionale. Sì, io la settimana scorsa ho partecipato a un panel proprio alla COP26 di Glasgow su questo, no? Su questo tema. E quindi c'erano esperti anche tedeschi, c'erano rappresentanti del Parlamento europeo e della Commissione europea. La situazione è questa. Il metano è un grande problema in quanto viene perso lungo tutta la rete dal pozzo siberiano fino alla caldaia di casa nostra. Questo è un problema che è stato completamente trascurato per lungo tempo. Infatti la concentrazione di metano è aumentata molto di più dalla partita della rivoluzione industriale con Nell'aria, quella di CO2, nell'atmosfera, è più no? che triplicata, no? La CO2 è aumentata solo del 50%. Okay? Il metano è decine di volte più potente, quindi è un problema. Io ho visto con i miei occhi, è venuta una ONG americana a fare una campagna in Italia, a monitorare i siti di stoccaggio. Uno sta qui nel comune dove io abito, cioè cos'è un sito di stoccaggio? È un sito in Quanto era? cui il gas della russo, algerino, eccetera, arriva e viene messo nel sottosuolo, perché qui c'era un giacimento di metano naturale che è stato sfruttato negli anni 50-70. Una volta svuotato, viene utilizzato questo reservoir naturale geologico per metterci dentro il gas di importazione. Tutta quella Bene. riserva che stanno pensando di fare a livello europeo per superare la Sì, crisi ma c'è già, e cioè dei gli strumenti di costi. stoccaggio sono già ovunque. Cioè, Sì, i gas di d'accordo. stoccaggio sono necessari per tenere in equilibrio la rete, sono una specie di polmoni in modo tale che la pressione resti uguale, no? E quindi ci sono sempre stati, e questo che io, su quale io sono seduto in questo momento, è qui da quasi 50 anni, no? Quindi non è una novità. Il problema è che l'impianto che gestisce questo è venuto con la telecamera infrarossi, emette continuamente metano laddove non dovrebbe emettere. C'è una enorme, un'altissima, chiamiamolo così, camino a freddo, dove il metano dovrebbe sfiatare in caso di manutenzione dell'impianto, in caso di emergenza, dove il metano esce 24 ore su 24, perché sono Hai venuti un'idea due delle volte quantità? a distanza di mesi e questo continua a emettere. La quantità è ignota, nel senso che quanto è dichiarato attualmente nell'inventario nazionale. L'inventario nazionale è tenuto da ISPRA, Istituto Nazionale di Protezione Ambientale, no? Però ISPRA prende i dati che danno le aziende. Questo è il problema. Non c'è un'entità terza che controlla. Questo vale Le per aziende l'Italia e non vale hanno per nessun l'Europa. interesse a recuperarlo, cioè Ecco, c'è questa è la domanda che denaro mi fanno buttato tutti. La domanda all'aria, è via. purtroppo una domanda a cui si risponde facilmente. Cioè, percentualmente, per loro, quelle perdite ammontano a pochi punti percentuali o decine di punti percentuali. Quindi nel loro business, siccome sono operazioni che hanno dei margini altissimi, poco dichiarati, perché non sappiamo bene a quanto l'Eni, che è poi quello che lo compra, il gas da Gazprom costi, questo pare che sia un segreto di Stato, ci fece su anche un'inchiesta report senza arrivarci in fondo. Comunque i margini sono molto elevati e purtroppo per loro sono numeri piccoli.
Ma sono numeri molto grandi, perché stiamo parlando di miliardi e miliardi e miliardi di metri cubi di gas Non che esistono vengono neanche delle prodotti. norme, delle leggi, tanto per dire, anche Punto delle perché leggi, attualmente il quell'effetto numero è quello. climalterante c'è, quindi è No, no, non inutile. esistono leggi. Infatti, l'ha dichiarato anche la von der Leyen l'altro giorno, bisogna fare una legislazione europea che permette il controllo di questo. Cioè, non è che le aziende del gas stanno facendo niente di illegale, ci mancherebbe. Stanno approfittando di un vulnus legislativo gravissimo per cui noi possiamo emettere metano senza che nessuno ci dica niente. Poi Questo controllarlo non è anche difficile dal punto di vista chimico, nelle metodiche ci No, sono, no? ci Quello che sono dicevi tu anche infrarosso. il più delle volte si tratta di andare a girare delle viti, sembra Vero. incredibile, ma è così. Cioè è più un lavoro da, non serve, come ho detto l'altro giorno, il panel a Glasgow, non serve una rocket science, una scienza chissà quale altissima, servono semplicemente un'azione da idraulico per andare a chiudere molte di queste falle e purtroppo non lo si fa. Secondo questo inventario dato fornito dalle aziende, le emissioni di metano in Italia ammontano all'1% delle emissioni complessive di gas climalteranti in Italia. Siccome questa cifra è sicuramente sottostimata e di parecchio, bisogna andare a indagare e fare le misure, non le stime, perché addirittura i dati ISPRA non sono misure delle aziende, sono stime delle aziende. Tutte le volte che sono andati a fare misure, l'hanno fatto a Boston, a Parigi. Negli Stati Uniti l'hanno fatto ovunque, quindi anche nelle aree metropolitane, le emissioni sono risultate essere dalle 2 alle 4 volte più alte di quello che si pensava. Quindi questo varrà anche sicuramente per l'Italia, dove tra l'altro la rete del gas è particolarmente vecchia, perché noi siamo uno dei paesi più metanizzati d'Europa e quindi la nostra rete è stata una delle prime a essere stata fatta e non sempre è stata adeguatamente rinnovata. Senti Nicola, adesso l'ultimo argomento che ho accennato era, vabbè, io mi sono appassionato da tempo al discorso del biometano. Biometano, per chi non lo sa, è appunto metano che si produce per via biologica, è un processo naturale ovviamente che avviene tutte le volte che uno scarto biodegradabile viene sottratto all'atmosfera, all'ossigeno, e a questo punto dei batteri, si chiamano batteri anaerobi perché loro vivono in assenza di ossigeno, trasformano, quindi si mangiano questo materiale e il loro prodotto di degradazione, di metabolismo non è l'anidride carbonica come facciamo noi esseri superiori, ma producono appunto il metano. Il metano, che a questo punto è un metano fresco, sostanzialmente a livello quasi di, diciamo così, se io sottopongo gli scarti agricoli a questo processo, trasformo in metano l'anidride carbonica che le piante, il grano, il mais, piuttosto che vabbè, le mele, avevano assorbito l'anno prima. Perché poi quindi questo metano, il biometano, oggettivamente ha un effetto neutrale rispetto all'effetto climalterante, quindi perlomeno è meno problematico. So perché so che questo studio è stato fatto. Si pensa che si possa produrre biometano a livello europeo e inserirlo nella rete di distribuzione del gas. Ritorniamo al discorso di prima, che non ha tutte le problematiche che tu hai accennato. E solo per dare un'idea, allora, le stime attualmente, allora, il Consorzio Italiano Biogas stima che nel 2026, quindi domani, noi potremo produrre, implementando molto di più di quanto non facciamo adesso, gli impianti già esistenti nel nostro paese, 2,5 miliardi di metri cubi di biometano. L'ENEA ne ha stimato una produzione massima di 7,6 miliardi, mentre altri studi ci dicono che potrebbero essere 8,5 miliardi nel 2030. Allora, vabbè, tanto per capirci, i miliardi di metri cubi di gas naturale che mettiamo nella rete dello SNAM nel 2020, i cubi che poi vengono utilizzati per tutti i consumi, sono 70 miliardi. Allora, 70 miliardi contro, diciamo, una decina, forse vale la pena cominciare a ragionare se è il caso di far circolare nella rete, appunto, proprio per la transizione di cui parlavamo prima, un combustibile che possiamo produrre, tra l'altro, utilizzando gli scarti, di cui anche lì non sappiamo bene cosa farne, insomma. Quindi, tra l'altro, senza trascurare anche il fatto della possibilità di comunque, no, contemporaneamente di produrre anche del compost, vabbè, ne abbiamo già parlato in un altro colloquio. Ecco, tu su questo argomento che tipo di approfondimento hai? Oppure ce Sì, ne io... potrai eventualmente parlare in un prossimo sì. incontro se hai bisogno No, anche. posso accennare volentieri anche subito. Cioè, secondo me questa è una grande opportunità. Io quando vengo interpellato da aziende o da istituzioni,
Dico che sicuramente in Italia dobbiamo fare di conto e andare a fare una stima realistica di quello che possiamo effettivamente produrre dagli scarti alimentari zootecnici di biometano, perché ci sono delle applicazioni che non sono facilmente convertibili, no? Penso all'industria pesante, penso all'industria distretto della ceramica qui vicino a me, Certo. o all'industria del vetro, del cemento, dell'acciaio. Quindi la prospettiva è arrivare all'idrogeno, ma siccome per fare l'idrogeno serve tanta energia elettrica, quell'energia elettrica adesso in eccesso non ce l'abbiamo, il biometano può essere sicuramente un'opzione importante. Un'altra opzione importante è il biometano, a mio parere, questo l'ho detto esplicitamente anche al Ministero, che è quella del trasporto navale. Cioè, possiamo parlare di ammoniaca, di idrogeno, di navi elettriche, eccetera, però muovere i cargo con qualcosa che non sia un combustibile è una roba molto in là nel tempo. Quindi sicuramente il metano e preferibilmente il biometano sono un'opzione per tenere in piedi, diciamo, il trasporto navale pesante da qui al 2050, a mio parere. Quindi, ripeto, questa è un'opzione importante anche perché adesso purtroppo abbiamo ancora il metano e sicuramente è meglio far funzionare un cargo o una nave crociera a metano piuttosto che al terribile bunker fuel che si usa adesso, che è la frazione peggiore della raffinazione del petrolio. Però c'ho anche la prospettiva che questo metano, poi un domani, io posso tranquillamente, con la stessa infrastruttura, mettere dentro il biometano. Quindi io da questo punto di vista sono estremamente favorevole, fermo restando che qualunque cosa facciamo con il metano, dobbiamo stare attenti alle perdite di cui Eh sì, prima. infatti era quello che pensavo. La prima cosa comunque da far subito questa cosa delle perdite perché è inammissibile, cioè non esiste proprio. Va bene, senti, io chiuderei qui. Adesso, Maria Teresa, non so se ci sono delle domande. Io chiederei, visto che però c'è anche qualcuno che vuole intervenire, diciamo, Sì, c'è qualcuno di voi che vuole intervenire, quindi è ci sono due presente. domande e poi ci sono due richieste di intervento. Ecco, vedi un po' tu, diamo Cominciamo con priorità le alle domande. domande scritte, poi eventualmente diamo Sì, cominciamo spazio. con le domande scritte che sono tutte e due di Caterina. E una è semplicemente se non usi l'auto elettrica per 3 mesi, alla batteria cosa succede? Allora, avevo posto questa stessa domanda proprio alla casa automobilistica durante il lockdown. E semplicemente mi hanno consigliato di tenerla in garage carica all'80%, 90% e tenerla attaccata alla presa. Tenete conto che io, dalle prove che ho già fatto in quasi 4 anni, se la macchina non la uso per 3-4 giorni, mi capita spesso, perché non è che poi sono sempre in macchina, cioè percentualmente io non vedo nessun cambiamento. È chiaro che se sono 3 mesi, ma questo problema vale anche per le macchine termiche, cioè le Sì, penso pompe non che sono sia molto così. contente se la benzina rimane dentro Di trovare. la cosa, i tubi, e hanno avuto dei problemi pure quelle, eccetera. Quindi semplicemente però lo affronta attaccandola alla presa in garage. Cioè, se tu la tieni attaccata all'80%, quel po' di perdita è importante che rimanga costante. Per cui questo è il consiglio che mi ha dato. Quindi posso affrontare il problema, diciamo, direttamente. Ok, l'altra domanda di Caterina ci porta allo sfruttamento del moto, delle onde del mare per l'energia, Sì, che questo è un argomento che tu accenni nel tuo libro, ma poi non è. sì, lo accenno perché è sicuramente una tecnologia che ha un potenziale interessante per alcune nazioni, per alcune regioni. Il problema vero è quello banale che l'acqua di mare è molto, diciamo, aggressiva. Quindi costruire dei dispositivi che per lungo tempo stanno immersi costantemente nell'acqua di mare è tecnologicamente non banale. Poi chiaramente non lo si può fare almeno in maniera estesa, in zone attrattive dal punto di vista turistico, che sono poi quelle forse anche più abitate. Quindi, diciamo, è una grande risorsa per alcuni paesi, per esempio quelli atlantici, in Portogallo, per esempio, stanno facendo esperimenti interessanti, anche perché lì la balneazione, voi sapete che andare a fare il bagno in Lisbona non è il massimo, no? Ecco, lì in certe zone sarebbe più difficile farlo sulle nostre coste adriatiche, che invece hanno tutto questo Posta attrattivo. un indirizzo in cui con un sistema di questo tipo si può controllare la corrosione delle coste. Con una turbina alimentata dalle onde Certo, acquamare si potrebbe sì, perché controllare la corrosione delle coste. cioè, questo fa parte di tutte quelle applicazioni interdisciplinari dove bisogna che tutti i tecnici parlino tra di loro perché dobbiamo inventarci qualcosa di nuovo che non c'è, come dicevamo all'inizio. Altri?
Potrei, prima di passare la parola, potrei approfittare di avere la parola io e fare una domanda. Certo. Lo stoccaggio della CO2, cosa ne pensi? A Non me. ci ho accennato. Ne penso che è una cosa che attualmente è andata così. Okay? Sono 30, più di 30 anni che si fa. Su 20 impianti, sto un conto fatto di recente, 19 sono falliti o tecnicamente o economicamente. Quindi attualmente vengono messi nel sottosuolo 40 milioni di tonnellate di CO2, la stragrande maggioranza di questi per tirare fuori più petrolio, okay? Cioè i giacimenti di petrolio quando si sgonfiano, cioè non sono più in pressione, bisogna stimolarli. Quindi o butti giù dell'acqua, o butti giù del gas. Le CO2 le usano per questo. Quindi sequestro la CO2, però produco petrolio che brucio e la CO2 va in atmosfera di nuovo. Quindi in realtà non ho recuperato niente da quel punto di vista. I numeri sono questi, 40 milioni di tonnellate all'anno vengono messi giù, uno dice, beh, è un numero importante, no, per niente, perché l'IPCC stima che bisognerebbe mettere, per avere diciamo, dei risultati importanti sulla mitigazione climatica, dai 2 ai 20 miliardi di tonnellate all'anno di CO2 nel sottosuolo. Allora prendiamo il limite inferiore 2, 2 sono 2.000 milioni, ne mettiamo 40, cioè dopo 30 anni, 40, ne dovremmo mettere 2.000. Siamo indietro, abbiamo speso un sacco di soldi, di risorse, di idee, ma alla fine il risultato è piuttosto deludente. Ma poi questa CO2 emessa nel sottosuolo non ritorna nell'atmosfera? Dunque, il problema fondamentale, in alcuni casi può carbonatare, cioè diventare solida, praticamente solidificarsi, però deve esserci delle formazioni adeguate per poterlo fare. Se rimane allo stato gassoso, che poi in realtà è lo stato liquido supercritico perché ad elevata pressione laggiù, eccetera, può trovare delle vie di fuga. Tant'è vero che questo è uno dei problemi che sono venuti fuori. Se un giacimento perdesse l'1-2% all'anno vuol dire che praticamente entro un secolo, cioè entro 50-100 anni, è come se tu non avessi fatto niente. Ma siccome la CO2 è effettiva per secoli, bisogna veramente che le perdite dell'impianto siano dell'ordine di pochissimi punti percentuali o rasentino lo zero, perché altrimenti questa operazione non serve a nulla. È stato fatto in alcune centrali termoelettriche a carbone, di prendere da quello che esce dalle ciminiere, metterlo lì, sono stati fallimenti economici epocali, ma comunque la cosa importante è anche che serve energia per fare questa operazione. Quindi dal 20 al 35% dell'energia elettrica prodotta da una centrale deve essere utilizzata per mettere la CO2 nel sottosuolo. Quindi l'operazione è tale per cui il processo è meno efficiente e più costoso. Io chiedo sempre a chi se ne intende di economia più di me, se mi trovano un tipo di industria che diciamo, ha la tendenza a perdere in efficienza ed aumentare in costi. Di solito mi sembra che il capitalismo funzioni al contrario. Quindi qui evidentemente se funziona perché poi il pantalone paga. Siamo alle domande Aveva finali. chiesto la parola Luigi e poi Enrica. Luigi. Luigi Fasce? C'è il microfono? In questo momento ho il microfono spento. Luigi, mi senti? Hai il microfono spento e sta parlando a telefono. Passiamo ad Enrica? Sì, appunto, gli ho chiesto di riattivarlo, ma se è al telefono è bene che non lo riattivi, effettivamente. Passiamo a Enrica allora, Enrica Zinno. Chiama Erika. Anche lei deve attivare il microfono. Non lo sentiamo, manca i microfoni Erika, il spenti. microfono spento. Ecco, Ecco qua, adesso glielo ho si sente. attivato. Grazie. Sì, perché Christopher che lavora, ormai ho capito a toglierci. Senti, niente, io mi pare che tu abbia detto che le tecnologie elettriche rinnovabili le abbiamo già. E io sono pienamente d'accordo con quello che tu hai detto, però il mio timore è sempre uno e vorrei che tu me lo sciogliessi, insomma, mi dicessi che non è così. Cioè, secondo te sta andando veramente di pari passo l'elettrificazione di case, di banchine, di auto e l'installazione di tecnologie elettriche rinnovabili? Cioè, siamo sicuri che tutte queste infinite colonnine elettriche che vediamo mettere, soprattutto a Torino e a Milano, questi incentivi a comprare auto elettriche, a elettrificare case, eccetera, eccetera,
corrispondono a un'effettiva intenzione politica, economica, di investire in rinnovabili e non altrettanto anche in fossile, così che poi noi ci troveremo a non avere elettricità sufficiente e quindi a dover di nuovo ricorrere a nucleare e manco anche al carbone o a cose ancora peggio. Io spero che tu mi dica che è un timore da inesperta, quale purtroppo sono come architetto, non sono assolutamente una scienziata, sono solo una che batte su queste cose da 1000 anni. E volevo anche dire una cosa circa al discorso dei tetti fotovoltaici, questa la dico da architetto, cioè, ovviamente io credo che un istituto come questo istituto, comunque delle persone come noi, dovrebbero un pochino chiarire questo discorso del fotovoltaico. Cioè, il fotovoltaico agricolo è una cosa veramente tremenda, tremenda, e in certe regioni lo usano tranquilli come Pasqua, anche nella Val d'Aosta, anche in Veneto e così via. Mentre effettivamente sui tetti, ma più che sui tetti, perché poi lì bisogna anche stare un pochino attenti, in Italia ci sono dei discorsi legati ai centri storici, a vincoli paesaggistici, insomma bisognerebbe che ci fossero dei piani paesistici in cui si dice qui si può mettere il fotovoltaico e qua è meglio di no. Però sicuramente ci dovrebbe essere un impulso per le aree industriali dismesse e per le aree portuali. A Genova stessa abbiamo un'infinità di tetti in Eternit che gridano vendetta e che potrebbero essere tranquillamente sostituiti con tetti fotovoltaici. Però secondo me tutto questo andrebbe un pochino chiarito, perché la gente non capisce la differenza. Così come non capisce la differenza fra viva l'elettricità e dove la prendiamo l'elettricità. Possiamo effettivamente credere che ci stiamo dirigendo verso un'elettricità rinnovabile, perché per esempio che fa il nostro ministro Cingolani sono molto preoccupanti per quello che mi riguarda, perché insomma il suo balzo verso il nucleare, non verso la fusione. Ne parliamo una prossima volta. Scusa se la domanda, volevo farla più corta, ma spero tu abbia capito. No, ci sono tanti aspetti in questa domanda, adesso provo al volo a dire. Sì, magari una sintesi, potremmo anche rinviarla alla prossima incontro. A dire quello che riesco. Cioè, scusa Nicola, sui tetti, così rispondi con... C'è anche una domanda di Bruno che dice come riuscire a trasformare i tetti delle case, per esempio i tetti di Ardesia e della Liguria, in tetti coperti da pannelli fotovoltaici. Allora, andiamo subito a chiarire un punto. La caratteristica dell'elettricità è che io non la devo produrre esattamente dove la consumo, perché l'elettricità viaggia alla velocità della luce e arriva direttamente a casa mia. Quindi ci sono le comunità energetiche, io posso partecipare a una comunità energetica che non sta esattamente dove sono io perché non la faccio. Quindi anche questo è uno dei vantaggi clamorosi del fotovoltaico, cioè io lo posso produrre anche nei capannoni commerciali, perché i veri tetti che noi dobbiamo sfruttare, questo è il paese dei capannoni, no? Soprattutto il nord, e quindi è lì, sono lì le piattaforme già pronte. Questa è la prima cosa che dobbiamo fare. Detto questo, io sono il primo a dire che in Italia abbiamo un problema di disponibilità di produzione agricola, siamo un paese in deficit alimentare, quindi i terreni agricoli sono preziosi, ma non dobbiamo sempre ragionare con gli impianti fatti negli anni Ottanta. Ci sono degli impianti agrivoltaici in Germania, in Francia, che sono ottimi, nel senso che è possibile integrare le due cose, fermo restando che il legislatore deve stabilire che l'agricoltore innanzitutto è un produttore di cibo, che è il bene primario. Dopodiché, se noi riusciamo a fare degli impianti che abbiano un senso su certe coltivazioni e non su tutte, agrivoltaico vuol dire che io ho il pannello localizzato a una certa altezza, che poi dipende dalla pianta, in modo tale che quella luce riesca ad alimentarmi sia il vegetale che sta sotto che la pianta. Perché no in certi contesti, se l'alternativa è quella di vedere il carbone o vedere il nucleare? Per quanto riguarda il nucleare in Italia non c'è alcuna possibilità che questo possa prendere piede, sono chiacchiere. Ci ho fatto l'ultimo editoriale di Sapere, andatevela a leggere, lo trovate sul sito, si chiama Le chiacchiere sul nucleare. Cioè in Italia, se vogliamo fare una quantità di nucleare decente, non c'è il tempo per farlo, perché noi la transizione, ricordiamoci che dobbiamo farla in gran parte entro il 2030, cioè ci sono 8 anni al 2030, non c'è nessuna possibilità di fare neanche le fondamenta di una centrale nucleare per il 2030. Quindi stiamo parlando di nulla in Italia quando parliamo di nucleare, va bene?
da qui al 2030-2050, se siamo bravi, possiamo produrre talmente tanta elettricità da fonti rinnovabili fotovoltaico che ci scapperà da ridere all'idea di dover mettere su un gigantesco bollitore d'acqua azionato da una reazione nucleare. Ci scapperà da ridere, ok? Quindi io starei molto tranquillo. Non escludo affatto, anzi lo faranno, che in Cina decidano di fare 100 centrali nucleari. Ma lì, signori, decide uno. Cioè lì l'accettabilità sociale non è un problema. Uno decide e si fa, punto. Perché in Occidente da 40 anni non si fanno centrali nucleari? Perché non sono state economicamente un disastro e le persone non le vogliono. Se non c'è accettabilità sociale, le cose non si fanno. Va bene, punto. Comunque, al di là di quello, non c'è il tempo, non ci sono i soldi e non ci sono e non si trovano i siti. Perché uno mi deve spiegare dove mettiamo 10 centrali nucleari da 1 gigawatt in Italia. Qualcuno, qualche genio dice, ma perché trovare 10 siti? Facciamone solamente 2 o 3, mettiamo 5.000 gigawatt a Trino Vercellesa, Montalto di Castro, dove c'erano le vecchie autorizzazioni. Sono state autorizzazioni fatte in un altro universo, va bene? Quelle zone sono state completamente stravolte, cambiate, andrebbero rifatti tutti i piani, quindi andare a proporre adesso di fare 4 gigawatt a Trino Vercellese fa scappare da ridere, ok? Quindi stiamo parlando, insisto, io poi è un tema di cui non voglio parlare e vengo sempre trascinata a forza di... perché è una perdita di tempo. Parliamo di quello più utile. No, ma la mia domanda centrale era quella a cui mi sembra tu abbia risposto dicendo che sì. Possibile che il rinnovabile sta andando... È possibile. Scusate, perché stiamo cercando di parlare del concetto, perché per evitare questi colloqui. Quindi c'è Luigi, che però Luigi breve per cortesia, perché dobbiamo chiudere. Come al solito sarò breve come al solito. Ringrazio tantissimo Nicola Armaroli, tantissimo. Mi fermo un attimo sulla questione del metano e ho già capito che bisognerebbe fondamentalmente tappare i buchi, ma quelli che fuoriescono rispetto alla CO2, il metano è degradabile velocemente e si trasforma in qualcos'altro, oppure eterno anch'esso? Altra questione, ma rapidissima anch'essa, in Marocco, qui è il lato migliore di tutto il discorso. In Marocco ho visto da qualche parte che c'è il più grande impianto fotovoltaico, un impianto incredibile che potrebbe risolvere la questione di tanti, tanti pannellini sui tetti se riuscissimo a lanciare quell'idea, in attesa che la gente, anch'io sul mio tetto vorrei mettere i pannelli e ho delle resistenze e quindi... Non so se ci riusciamo, ma questa faccenda di questo fantastico impianto, ne sai qualcosa? Ci puoi dire una parolina su questo? Sì, c'è stato per lungo tempo una proposta che si chiamava Desert Tech, che era quello di fare enormi impianti solari termodinamici in quel caso, quindi di tipo termico più che fotovoltaico, tipo quelli cosiddetti di rubbia, non so, vengono definiti così anche se è un termine un po' bislacco. Purtroppo tutta questa operazione fu fermata con le primavere arabe, quindi ci siamo resi conto che andare a fare grandi progetti di dipendenza, diciamo, di questo tipo da paesi con una certa instabilità, il Marocco non è particolarmente instabile, a dire la verità. Comunque, insomma, è un problema ed è lo stesso problema che mi fa, diciamo, saltare su quando dicono di fare l'idrogeno blu in Algeria, perché tanto lì hanno il metano nel sole, o di fare, o verde anche appunto, oppure di farlo in Medio Oriente e riportarlo qua. Ecco, quando facciamo queste operazioni stiamo molto attenti, perché noi veniamo da un periodo in cui abbiamo fatto le guerre per avere la sicurezza di quelle connessioni energetiche, quindi sono questioni molto delicate. Quindi se hanno spiegato male, io non voglio che le facciamo qua nella Pianura Padana ok. No, vogliamo, io voglio semplicemente rubare l'idea. No, certo. No, il posto ci sono una quantità enorme, lo diceva prima Enrica, ci sono una quantità enorme di aree dismesse. Cioè, abbiamo fatto dei conti che li abbiamo pubblicati. Noi avevamo anche la centrale solare di Adrano, di solare a concentrazione, che metteva un megawatt in rete nel 1980, cioè anche perché non usare il solare a concentrazione, non quello di Rubbia, sì. Rubbia che sia,
a quello del professor Francia, che era sicuramente più semplice e che già esisteva in Italia nel 1980. Sì, sì, in Italia è stata all'avanguardia in questo. È stata siamo stati i primi al mondo. Ma noi siamo stati i primi a fare anche tra i primi a fare le paleoliche, perché una fabbrica era qui a Bologna. Però poi le hanno fatti i danesi e gli spagnoli, vabbè, questo non è tutto. Adesso poi le hanno fatti tutti, anche in Marocco. Chiedo scusa, ma dovremmo... Solo il metano, una risposta veloce, il metano resta mediamente in atmosfera per 12 anni, quindi perché si spinge anche sul metano? Perché è l'azione più veloce che possiamo fare per avere un effetto immediato sul clima. Quindi se noi abbattiamo le emissioni, quello che abbiamo già emesso purtroppo scomparirà relativamente in fretta, ma se noi continuiamo a metterne, il problema non è un gatto che si morde la coda. Quindi il metano è meno cattivo della CO2. Scusa, no, ma non facciamo colloqui, scusate, perché se no non torno a casa. Aspetta, in chat Bruno ribadisce sui tetti della Liguria. Prima diceva come riuscire a trasformare in tetti coperti da pannelli fotovoltaici. Adesso dice, ma cosa ci mettiamo sui tetti della Liguria? Bruno, forse chiarisci tu, visto che... Cosa ci mettiamo sui tetti della Liguria? Non capisco bene. Forse prima bisogna fare l'inventario dei capannoni della Liguria, poi dopo andiamo a vedere... C'è una quantità enorme di superfici, di capannoni più... Non è quello il problema, la questione dell'estetica delle ambesie si può ragionare. Dove? Dice, cosa ci mettiamo? Chiedo scusa, però, scusate, dobbiamo chiudere, perché non va bene così. Allora, io ringrazio Nicola, perché l'abbiamo tenuto anche più a lungo del previsto. Gli argomenti, come vedi, come immaginavo, sono tanti, quindi potremo sicuramente riprendere la discussione nella prossima volta che ci verrai a trovare. Tra l'altro avremo sicuramente gli aggiornamenti, perché vedremo questo nostro famoso piano nazionale come andrà avanti. Quindi ringrazio te, volevo ringraziare tutti quelli che ci hanno seguito, il Circolo Genzero che ci sta ospitando e quelli che hanno seguito in diretta e da casa questo incontro. Voglio anche dire chi ha collaborato a questa conversazione, sono Christopher Garaventa che alla regia, Cecilia Balbi e Mariuccia Romano alla console, Carola Sessargo che ha curato la grafica, ha moderato, come avete visto, Maria Teresa Tuccio, alla quale chiedo di parlarci del prossimo incontro. Chi vedremo? Il prossimo incontro sarà il 14 dicembre ed è la seconda puntata, la seconda parte della conferenza di Martini. Trovate il link già sui nostri siti. E Martini il mese scorso è stato molto apprezzato, molto affollato, Enrico Martini, che si definisce geobotanico, il 14 dicembre ci parlerà di queste meravigliose e insostituibili. Quindi appuntamento al 14 dicembre. Grazie ancora Nicola. Grazie a voi. Ci risentiamo. Buona serata.